Proposée et dirigée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre. J'ai le plaisir de recevoir, alors non pas dans nos locaux, mais par téléphone, le professeur Antonio Chumiento, qui va nous présenter Extraterrestre. 54 témoignages. Alors, des témoignages sur les extraterrestres, vous en avez déjà lu. L'avantage de ce livre, c'est que bah déjà, les témoignages sont assez courts ils font 2-3 pages environ. Et en plus, une véritable enquête policière a été menée. Des cas euh, vérifiés, autant qu'ils puissent l'être, ont été euh, traités par le professeur Chumento. Il va nous en parler dans quelques instants. Alors, euh, autant vous le dire tout de suite, je ne parle pas italien. J'ai le plaisir avec moi d'avoir Dominique Biscardi qui, qui va lui traduire pour nous euh, cette émission et ses interventions donc du professeur Antonio Ciumento. Merci à vous d'être là avec nous aujourd'hui. Merci, merci à vous et bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Ça va être un, un exercice compliqué. On va prendre le temps, chers auditeurs. Il y aura des petites pauses, mais vous allez voir, ça va être passionnant nous sommes donc avec le professeur antonio Ciomiento bonjour à vous buongiorno, buongiorno a tutti. bonjour à tous. bonjour à tous et bienvenue sur notre antenne alors euh, professeur à la lecture de votre livre deux ou trois choses ressortent sur le fond en tout cas alors professore attraverso la lettura del libro ci sono tre punti qui emergono più forti degli altri. Mais avant de les mettre en avant ces points je vais vous demander de vous présenter aux auditeurs de la radio. Ma prima di parlare di questi punti le chiedo di presentarsi. Allora, sono stato Vicepresidente del Centro Ufologico Nazionale, ovviamente italiano, e primo presidente del Centro Italiano Studi Ufologici. Allora, j'étais le il presidente, d'abord, del Centro Ufologico Nazionale e euh, ensuite, euh, mi scusi, puoi ripetere? Primo presidente del Centro Italiano Studi Ufologici. E primo presidente del Centro Nazionale de d'Études Ufologiques. Comunque, ho sempre indagato, fin dagli inizi del mio interesse su questo fenomeno. E ho sempre inquietato euh, su questo fenomeno. Poi eh, va detto e sottolineato ovviamente che questa non è la professione eh, che mi dà da vivere, ma nella vita di ogni giorno come professione per l'appunto sono docente di matematica applicata e di economia aziendale nelle scuole superiori. Allora se non è esattamente una professione principale, se piuttosto ma passione... Car en fait, j'enseigne je, euh, surtout la mathématique appliquée et l'économie. Bene. Quelle est la, la place de l'ufologie en Italie Qual est le poste il, de, de l'ufologie en Italie in, in En sens il L'importance. C'est l'importance euh, de la ricerca ufologique dans notre pays Oui. Si. Beh, è fondamentale eh, quello che io vado svolgendo eh, per dare degli elementi più genuini possibili eh, alla ricerca su questo complesso fenomeno. Dunque, la, la, la cosa importante, la, credo la cosa importante, la, la domanda del, del, del presentatore era soprattutto in merito al, al posto che l'Italia dà, l'attenzione che l'Italia dà a queste ricerche ufologiche, secondo lei. Sì, beh guardi, nel nostro Paese eh, non c'è eh, ufficialmente una ricerca eh, che proviene eh, dalle istituzioni, dallo Stato, ma ci sono importanti organizzazioni private e seri ricercatori eh, che eh, raccolgono i dati testimoniali. Alors, en fait, le professeur Cumiento explique qu'il n'existe pas en Italie des organismes nationaux et officiels qui s'occupent de l'ufologie, mais surtout qu'il existe des chercheurs, des organisations privées qui le font. Alors, pas d'organismes nationaux, mais comme on est en Italie, on ne peut pas passer outre le Vatican. Le Vatican qui, il y a quelques temps, comme rejoint après par les autres religions, a dit que la vie extraterrestre ne rentrerait pas. in collisione uh, frontale avec uh, la croyance Allora, non esistono organismi dunque nazionali ufficiali, ma il peso del Vaticano in questo ambito è molto forte, Vaticano che si è espresso in merito all'ufologia, eh, affermando che eh, è in contrasto ovviamente con la, le teorie di dogmi della religione. Ecco, il mio eh, mh, più volte meglio ho detto che anche nel passato il Vaticano non ha mai escluso ufficialmente la possibilità che ci siano altre forme di vita intelligenti nell'universo. Allora, il Vaticano non ha mai escluso en fait, l'esistenza di forme di vita extraterrestre? Eh, Questa quest è una cosa molto importante, eh, però eh, voglio eh, sottolineare... Que l'hypothèse extraterrestre est una de del d une, d une des hypothèses d'explication du phénomène. Il s'agit d'un phénomène, celui des extraterrestres, qui en fait c'est une des explications de ce phénomène, dit le professeur Cumiento. Professeur Cumiento, entre le Vatican et la divulgation, en tout cas la mise à connaissance du public de certaines archives anglaises, de la sécurité intérieure anglaise, Concernant euh, les ovnis, avez-vous l'impression d'une ouverture de la part des autorités de tout pays concernant ce sujet Et in seguito alla divulgation des documenti della sicurezza sécurité nationale inglese, sì. crede que eh, ci sia un, un maggior interesse rispetto a questa, questa materia La mia opinione personale est que les autorités, praticamente de quasi tutti i paesi del monde, stiano ehm, rilasciando la documentazione che hanno raccolto gradualmente, un po' alla volta, questa è sempre la mia opinione personale, come per abituare progressivamente lo, la pubblica opinione alla realtà del fenomeno degli ovni. Alors, selon le professeur Cumiento, il a l'impression que les, les différents organismes, surtout nationaux, les, les différentes nations, sont en train de divulguer des données en leur possession par rapport à ce phénomène de façon très graduelle pour habituer graduellement donc, la population à ce genre de, de phénomène. Alors, professeur Cumiento, euh, extraterrestre, 54 témoignages qui est paru aux, aux éditions du Dauphin en France. Euh, 54 témoignages, mais combien en aviez-vous au, au tout début Professor Chiumento, 54 casi sono stati dunque pubblicati in Francia per le, dalle edizioni del Dauphin. Eh, ne ha pubblicate 54, ma in realtà quanti ne ha raccolte? A dire il vero, eh, in circa, anzi, oltre 31 anni di indagini, perché il mio interesse è partito dal 1977, ho indagato su oltre mille episodi. Non, stare, Je ecco, la laisse traduire, si. alors depuis, il, le professeur Cummins s'occupe de ce phénomène depuis 31 ans, il a, il a démarré euh, ses enquêtes en 1977 et il a donc affronté euh, à peu près 1000 épisodes. Je eh, souligne que je n'ai jamais vu rien, personnellement, de non identifiable en ciel. Il professor Cumento dice di non aver mai visto direttamente euh, un fenomeno ovni. Però ho okay, a suo tempo <coughs> compresi che ci sono tantissimi casi nel mondo supportati da testimonianze provenienti da persone semplici, oneste. Et il, euh, cependant, même s'il n'a pas euh, assisté lui directement, il s'est vite rendu compte qu'il existe énormément de témoignages dans le monde venant de gens simples et de bonne foi. Des si, personnes, comme je disais, équilibrées psychologiquement, sincères, qui, l'altro ne cherchent absolument pas de faire publicité. Des gens avec un équilibre psychologique, sincère, qui ne sait euh, pas du tout de se faire de la publicité. Anzi, spesso sono euh, restie, renitenti, non desiderano parlare, per non esporci al ridicolo. Et qui au contraire, euh, parfois ont du mal justement à témoigner car en fait ils craignent le ridicule. Et pour non parler de personnes sur sugli oggetti volanti, come ad esempio i piloti. Ebbene, eh bien évidemment au-delà de ces gens simples que le professeur Cumiento cité, il y a aussi des pilotes donc qui ont a questo souvent assisté à ce phénomène. Voglio eh, desidero eh, sottolineare il fatto che questi miei rapporti d'indagine indagine desidero per l'appunto che siano destinati al mondo scientifico, oltre che a qualunque persona che desideri documentarsi sui fatti che conducono alla realtà del fenomeno degli ovni. Le professeur Cumiento dit que ces cas qu'il a recoltés, euh, il les adresse, il voudrait, il souhaiterait qu'ils qu soient lus et, et pris en considération par le monde académique, euh, ainsi que par tous le, les, les personnes qui sont intéressées à ce genre de phénomène. In sostanza cerco di sensibilizzare il plus possible la communauté scientifique. Il veut sensibiliser la communauté scientifique. Et aussi il veut que bien sûr les cas qu'il a, qu a eu l'occasion d'enregistrer de, soient laissés euh, aux générations à venir. Le professeur Tumento euh, est professeur de, de mathématiques, ce qui engage à une certaine rationalité, à une explication des choses par les chiffres. Comment en est-il arrivé à étudier le phénomène ovni et surtout, est-ce que ça a changé quelque chose à sa vision Della vita, e un professor De Matte, quindi, nell'esplicazione. Allora, il professor Chiumiento, come diceva prima, insegna matematica applicata. Eh, il fatto di, di procedere a questo insegnamento l'ha portato dunque eh, come l'ha portata ad affrontare il fenomeno eh, degli extraterrestri e che se ha avuto un impatto anche sul cambiamento della visione della vita che il professor Chiumiento ha? Allora, vedo di sintetizzare io. Nel in, brevis, in, in pochissime parole, nel 1977 all'Università di Trieste ebbi modo di parlare di ovni con dei colleghi universitari. En 1977, le professeur Cumiento eut l'occasion de parler à l'université de Trieste des phénomènes des ovni avec des collègues. Secondo me non, non potevamo eh, concludere fossero tutte ad esempio allucinazioni, sogni ad occhi aperti, se non dopo aver indagato approfonditamente. E il professor Cumiento dice che après avoir discuté avec ses collègues, euh, il réalisait que c'était difficile de dire d'étiqueter ces phénomènes comme simplement des hallucinations, mais qu'il fallait inquiéter. E proprio in estrema sintesi, questo mi ha portato ad iniziare ad indagare e mi sono reso conto che il fenomeno è veramente degno di attenzione. E quindi, è giusto dopo queste considerazioni qu che l'ha deciso di inquietare questo fenomeno che è à fait di considerazione. Ho capito, ove ce ne fosse bisogno, che per l'appunto la materia prima di questa ricerca sono i fatti, sono gli avvenimenti testimoniati da individui veramente attendibili. E il è vite renduto conto che la cosa più essenziale, più importante, c'è l'effetto, le témoignaggi par dei gens euh, sincères e simples. Facciamo un discorso sintetico, sempre di natura statistico-probabilistica. Per l'appunto, io insegno matematica. E Alors... cioè, quanti casi ci sono nel mondo a cui non si riesce a dare una spiegazione? È possibile che. Tutti, sottolineo tutti, da un, da un punto di vista probabilistico, siano tutti allucinazioni o sogni ad occhi aperti, ma la statistica, la matematica probabilistica ci dice che praticamente questo non è possibile. Ci deve essere qualcosa che veramente sfugge, veramente a una spiegazione di qualsiasi tipo. Alors, le professeur Cumiento dit que, d'un point de vue statistique, euh, combien de cas. Il s'est posé la question de combien de cas euh, ils existent dans le monde. Et si, bien sûr, il est possible que tous ces cas soient le fruit d'une hallucination, ou plutôt, en fait, du point de vue de la mathématique et du, et du bien sûr des, des probabilités, du compte de probabilités, il se peut que ce nombre de témoignages ne soit pas tous le fruit d'une hallucination. Et, io poi che non è stato semplice per me, eh, trovare una metodologia d'indagine non è stato semplice. Il pas été facile pour le une pour mener Perché eh, io capii sin dall'inizio che bisognava eh, fare le indagini nel modo più rigoroso possibile, non influenzare ad esempio assolutamente i testimoni. Il, il était important, dit le professeur Cumento, de procéder à l'enquête à travers une méthodologie euh, rigoureuse, sans influencer bien sûr les témoignages. Et, et, et capì subito che bisognava registrare l'inchiesta allo scopo di conservare anche la più piccola informazione, garantendo il testimone, se lo desiderava, l'anonimato. Et il comprit aussi très vite qu'il était important d'enregistrer l'enquête pour avoir tous les détails et en gardant là où euh, c'était le souhait de la personne, l'anonymat bien sûr des témoins. Il est, il est intéressant de voir donc que euh, les mathématiques, euh, sciences exactes, plutôt que de desservir et de renfermer sur ses convictions euh, le professeur Cimento, euh, l'ont aidé. Uh, a, a lanciare le sue ricerche. Allora dice Alexandro che la, piuttosto, è interessante vedere come la matematica, più che eh, chiuderla nelle, nelle sue certezze, l'ha portata invece ad affrontare il fenomeno con uno, uno strumento nuovo. Sì, uno strumento esattamente nuovo, cioè una metodologia, lo, ri, lo ribadisco, estremamente rigorosa Attraverso ehm, un, come possiamo dire in sintesi, come una sorta di, eh, di diagramma, di grafico, stranezza-credibilità. Quindi, de, sugli avvenimenti, deve esserci un grado di stranezza e di credibilità che, lo fa, che fanno questi fatti stessi degni di studio, di cercare di capire la natura del fenomeno. Alors le professeur Cummins te dit qu'il euh, s'agit en effet, euh, celle qu qui lui a appliqué, il s'agit d'une méthodologie, méthodologie pardon, rigoureuse. Euh, et dans une hypothétique graphique qu'on pourrait appliquer à cette enquête, les deux critères, ce serait donc celle de l'étrangeté et de la crédibilité. Donc les phénomènes doivent avoir un degré d'étrangeté, de bien sûr, et de crédibilité en même temps. Alors justement, euh, concernant ces 54 témoignages qui ont été choisis euh, pour euh, ce livre... Je rappelle son titre, Extraterrestre 54 témoignages aux éditions du Dauphin du professeur Antonio Tiumento. Euh, on, on retrouve très souvent euh, un contact, en tout cas une rencontre avec des êtres, souvent par deux. Est-ce un parti pris de les éditer, de, de tous les retrouver dans ce livre Allora in, nel libro che, che è stato dunque pubblicato in Francia dalle del Dauphin raccolgono 54 testimonianze e in queste, in queste 54 testimonianze il filo conduttore è quello di, di, un, di un, un punto di vista particolare che ricorre in tutti i casi, Professor Quimento. Guardi, eh, il punto comune a i vari 54 casi che ho inserito sono veramente dotati di alta credibilità e di alta stranezza. E, mh, ci sono osservazioni effettuate eh, veramente strane, eh, che poi sono state esposte in modo dettagliato e che pongono dei forti punti interrogativi. Alors, la, les, le, le, le lien entre tous ces cas, c'est la haute, la grande crédibilité et le grand, euh, la grande étrangeté, bien sûr, des cas, et surtout une grande, une grande série de détails que les témoins ont fournis. Parce que euh, très souvent, il y a, il y a des, 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 témoignages, des témoignages de, de vision, d'objets volants, euh, d'objets lumineux, mais euh, la rencontre avec les êtres n'arrive pas à, à chaque fois et c'est très présent. Dans ce livre, on sait que uh, l'ufologie diffère en quelques points selon les parties du globe. Est-ce que ce nord-est uh, de l'Italie est remarquable par des rencontres visuelles ou physiques avec des êtres Professeur Cumento, le pensa que, per ce qui concerne ces témoignances qui concernent le nord-est de l'Italie, il y a une spécificité du rapport entre cette partie de l'Italie et du del monde dell'ufologia. de l'ufologie Guardi, eh, il problema me lo sono posto eh, molte volte, eh, se effettivamente eh, il nord-est del nostro paese sia particolarmente interessato dal fenomeno degli ovni. En fait, effetti il professor Cumento dice che si è très souvent posé la question par rapport à une spécificité du nord-est dell'Italia par rapport aux extraterrestres. A dire il vero, io sono stato, fino dal 1977, molto attivo, e molto presente sul territorio, attraverso radio, televisioni. Forse anche il fatto che io sia molto conosciuto, che molte persone per l'appunto si rivolgono a me. Et en fait, c'est à partir de 1977 que le professeur Cumento est très actif, euh, surtout à travers les médias, donc soit la radio ou la presse écrite. Et c'est du fait qu'il est très connu en Italie que beaucoup de monde s'adresse à lui, justement, euh, concernant ses arguments. Mais c'est aussi à dire une chose, va euh, souligner. Quand j'ai participé à convegni internationaux, et il est important de dire une chose, que lorsqu'il a participé à des colloques internationaux, que mes collègues et par anglais, russes, Alors, lorsqu'il participait donc à ces colloques, le, le professeur Cumiento s'est vite aperçu d'un comportement euh, de ses collègues étrangers, les, les anglais, les russes. avevano portato all'attenzione dei casi molto interessanti, come i miei, che si erano verificati in prossimità di basi militari. Et ce collègue donc avait parlé de cas très qui près des bases militaires. E quindi va posto un punto interrogativo, perché noi sappiamo che in effetti nel nord est del nostro paese ci sono. variées installations militaires par exemple, à l'importante base nato d'Aviano et en fait donc ça se pose la question selon le professeur Cuminto, justement de la présence de ce base militaire, car comme tout le monde le sait dans le nord-est de l'Italie il y a une certaine concentration d'installations militaires et notamment la base de l'OTAN de Aviano Probablement, c'est à dire Eh, cioè, qui si tratta, io volevo dire per l'appunto probabilmente perché noi stiamo soltanto facendo delle ipotesi, non abbiamo delle certezze eh, sul motivo dell'intensità del fenomeno in certe parti di, del nostro pianeta piuttosto che in altre. Sono ipotesi. Et, et le professeur Cumiento veut souligner que tout ce qu'il qu dit, euh, il s'agit bien sûr d'hypothèses, car il n'y a pas de données certaines euh, à propos de ce phénomène, euh, que ce soit en Italie ou partout dans le monde. Enfin, pour, euh, avant de passer au, au témoignage à proprement parler, ce que vous avez choisi de nous dévoiler aujourd'hui. Alors, avant de passer euh, à la, donc à la à la description des témoignances que lei a scelto oggi, j'ai remarqué que euh, vous menez euh, vos vos enquêtes et vous recueillez ces, ces témoignages comme si vous, vous meniez une enquête policière. Lei donc conduit a scelto di condurre queste inchieste comme si fossero delle inchieste policières. Et pourtant, vous laissez aux témoins euh, la possibilité de donner leurs leurs impressions sur la luminosité, pour ne pas abîmer les yeux des êtres qui sont rencontrés, par exemple, ou sur l'apparence de l'engin. Bref, vous permettez aux témoins de donner leur opinion sur les choses. N'est-ce pas paradoxal Una cosa importante che sembra dunque essere paradossale è che lei eh, a fianco a, questo, a questa metodologia poliziesca lascia che i testimoni eh, esprimano le proprie opinioni rispetto alla luminosità del, eh, degli elementi osservati o rispetto alle dimensioni, per esempio. Io eh, reputo molto importante che ci sia una perfetta aderenza di ciò che è stato detto dal testimone rispetto a ciò che viene scritto. In pratica io cerco che eh, il, eh, anzi ci riesco perché sono molto pignolo, molto preciso, a far sì che, che il lettore che legga quel determinato mio rapporto d'indagine abbia tutti gli elementi detti, evidenziati dal testimone. Alors, la chose importante pour le professeur Cumont, qui ne lui semble pas du tout paradoxal, est que euh, la, la, la chose importante est que le lecteur ait la possibilité d'avoir tous les éléments que le témoin euh, dont le témoin a parlé. Donc, soit que les éléments euh, vus, et soit les, les éléments bien sûr ressentis. In modo que qualsiasi lettore abbia la possibilità veramente obiettiva di farsi un'opinione su dati perfettamente completi et genuini. E quindi de façon à que l'électeur le ait tous les données euh, je, euh les données données par le témoin. L'intégralité donc du témoignage. fait. La, la testimonianza è nella sua versione integrale. Esattamente. praticamente nella nella versione integrale perché i nastri magnetici d'inchiesta vengono completamente trascritti parola per parola e io sono Les enregistrements sont reportés par écrit de façon intégrale. Enfin, et avant de, de clôturer la première partie euh, de cette émission, euh, est-ce que la parution euh, de ce livre a permis à des langues de se délier en Italie et de recueillir de nouveaux témoignages Eh, Alex le chiede se la pubblicazione del libro in Italia ha permesso a, eh, di avere molte più testimonianze, cioè a delle persone che magari esitavano prima di parlare della propria esperienza. Senza ombra di dubbio, l'edizione italiana eh, di Extraterrestre è andata esaurita ormai da tempo e ci sono molte persone che mi hanno anche telefonato anche. Non soltanto dal nord-est, ma anche da altre parti del paese. Realtà, la pubblicazione italiana uh, di Extraterrestre s'è stata molto bene sul mercato. Il a fallito fare uh, diverse rééditions e diverse persone hanno contattato il prof. Cumiente a proposito di loro témoignage. Vorrei anche sottolineare una cosa che a me non, non starebbe a me dirlo, ma va detta. Per quanto mi risulta, in Europa, sicuramente in Europa, ma forse al mondo, Non existe, eh, d'un point de vue éditorial, et c'est une chose qui me fait vraiment fa plaisir, un ensemble de faits, d'événements, aussi détaillés. Et c'est le premier cas, et ça, le professeur Cumont est, très, est très, très fier de le dire. Il s'agit du seul ouvrage avec tant de détails recollés ensemble. Et nous allons en parler dans quelques instants. Vous êtes à l'écoute de Radio ici et maintenant 95.2. L'émission La Vague venis le mardi à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Vous écoutez Radio ici et maintenant 95 de l'émission La Vague venis une émission proposée et dirigée par Didier de Plège, animée aujourd'hui par Alexandre. Nous recevons le professeur Antonio tumento euh, qui est l'auteur d'Extraterrestres, 54 témoignages parus aux éditions euh, du Dauphin, euh, traduit, et je le remercie encore, par Dominique Biscardi, qui est avec nous aujourd'hui. Nous allons donc, professeur Ciumento, euh, passer au premier cas que vous avez choisi de faire partager aux auditeurs de Radio ici maintenant. Eh, parleremo adesso, professor Chiumiento, del primo caso che lei ha scelto oggi per gli ascoltatori. Sì, eh, ovviamente eh, dovrò essere e eh, dovremo essere eh, sintetici, eh, dov eh, verranno evidenziati alcuni elementi. Poi il, mi auguro, auspico che eh, le persone che sono all'ascolto di questa trasmissione abbiano modo sul testo di andare a, ad approfondire i, i vari dettagli, i vari particolari. Bien évidemment, lors de cette émission, on euh, ne traitera pas tous les détails du témoignage, ma bien sûr, je souhaite che les lecteurs iront più in profondeur euh, lors de la lecture du livre. Ecco, il, il testo, in, eh, in questione comprende eh, vari casi. Il primo che io porrei come numero uno eh, sulla lista è il caso del, dell'ex pilota militare Giancarlo Cecconi. Il primo caso che il professor Chimient ha scelto è quello del pilota militare eh, Giancarlo Cecconi. Ecco, e io sempre, come dire, in maniera sintetica, dico ai radioascoltatori che il 18 giugno 1979, c'è stato, stato un coinvolgimento dell'aeronautica militare, ovviamente italiana, sull'intercettazione euh, radar di un oggetto volante non identificato. En fait, aussi les militaires de l'aviation italienne ont été mêlés en cas euh, d'un euh, phénomène ovni. L'ovni était euh, pratiquement visible en plein jour à 11h30 circa du matin. L'ovni donc était visible en plein jour euh, à 11h30 euh, de, de, du matin. Le pilote a avuto modo de photographier l'objet. che si trovava a bassa quota sulla verticale dell'aeroporto militare di Treviso. Giancarlo Cecconi, l'adjutant pilota, ha avuto l'occasione di fotografia cet ovni che si trovava alla verticale dell'aeroporto di Treviso. Il pilota, che ha avuto modo di vederlo per a distanza ravvicinata, ha descritto la cosa, l'oggetto, non identificabile, addirittura come una cisterna da carburante di colore nero. Allora pilote, pilota donc Giancarlo Cecconi, che ha avuto l'occasione di vedere questo oggetto de molto près, ha descritto questo oggetto come una cisterna a cet objet comme une citerne à essence. Quello che io ehm, sottolineo e prego che i radioascoltatori eh, pongano l'attenzione è, è che durante la mia prima indagine su questo interessantissimo caso, che fu scoperto da me casualmente il pilota militare. Mi disse che gli ufologi che svolgevano con coscienza il loro lavoro non stavano affatto perdendo il tempo. E il professor Cumente dice che, lorsqu'il a incontrato, le il pilota, le pilota Giancarlo Cecconi, euh, ce dernier lui dice che les ufologi ne perdono pas leur tempo. Purtroppo. Il Ministero della difesa, ovviamente italiano, in maniera molto discutibile, mi scrisse: in quel momento io ero vicepresidente del centro ufologico nazionale. Allora, il Ministero della difesa reagì a questo evento in façon uh, très criticabile. All'epoca, uh, il professor Chiumiento era il vicepresidente del centro uh, ufologico nazionale. L'oggetto era stato inequivocabilmente identificato dal personale fotointerprete di in un pallone di forma cilindrica. Alors, le, le, le professeur Cumento dit que les, les témoignages directs du ministère de la Défense euh, disaient donc que euh, l'objet avait été donc euh, identifié. il avait été donc identifié par le personnel qui avait photographié l'objet comme un objet cylindrique. Mais euh, juste euh, avant de continuer cette histoire, euh, le ministère de la Défense réagit à, euh, réagit à une lettre écrite par le professeur Cumento. Alexandro dice che il Ministero della Difesa ha reagito eh, al, ad una lettera che lei, con il quale sì. lei li interpellava. Sì, esattamente. E, e disse, lo, ri, lo ripeto, che il personale fotointerprete, cioè quel personale che interpreta le fotografie, in un pallone di forma cilindrica realizzato con sacchi di plastica nera. Questa opinione non è assolutamente condivisa dal pilota ed è veramente una storia mol, che ho, qui ho sintetizzato al massimo. le pilote d'accord. Le professeur Cumiento dit que le, le, le personnel préposé à l'interprétation des photographies euh, a donc euh, dit qu'il s'agissait d'un d'un ballon cylindrique en plastique noir, chose que euh, le pilote Giancarlo Cecconi démenti. Ecco, di, direi ai radioascoltatori di ragionare un attimo. In pieno giorno un pilota Con molta esperienza di ore, di tante ore di lavoro, era anche istruttore di volo, si trova a distanza ravvicinata da un oggetto e non si rende conto che è un pallone di plastica? Alors, la chose que le professeur Cumiento veut souligner, c'est que, que et la question qu'il veut poser aussi aux auditeurs, euh, c'est que il est-il est possible qu'un pilote avec tant d'expérience ne s'aperçoive qu'au euh, bon milieu du ciel, en pleine journée, euh, s'y trouve en fait en, un ballon de plastique noir. Ecco, io non aggiungerei altro perché eh, eh, nel testo eh, ci sono per l'appunto tutti i dettagli. della mia lunga inchiesta eh, su questo fatto molto molto importante. Io vorrei soltanto sottolineare una cosa che eh, il Ministero della Difesa a suo tempo divulgò delle fotografie. Le, queste fotografie sono state confrontate con quella che mi aveva dato personalmente il pilota e i lettori nel testo, nel libro, troveranno la differenza tra quelles fournites officiellement à ministère de la défense italien, avec que m'a donné personnellement le pilote. Alors le professeur Cumento dit que euh, dans, le livre, dans le livre on pourra trouver euh, donc les photographies relatives à ce cas de photographies qui sont à la fois celles euh, que Giancarlo Cecconi lui a données directement et celles publiées par le ministère de la Défense. Et alors le lecteur pourra s'apercevoir directement sur le texte dans le texte euh, des différences de ces photographies Bene. Possiamo passare ma au second cas que io ho scelto. Un attimo, un attimo, professore. Si. Oui, euh, juste avant. Euh, euh, le, le ministère de la défense a, a répondu que euh, tant qu'il n'y avait pas de, de conflit avec la sécurité nationale. Euh, il n'y avait pas de, de raison de communiquer de plus amples informations sur le sujet, n'est-ce pas très proche du comportement euh, du ministère américain Che uh, lui-même dice che ne comunica tanto che non c'è de danger per la popolazione sul sujet dei ovni. Professor Chiumiento, eh, l, l, la reazione del Ministero della Difesa italiano eh, è stata quella di eh, dichiarare che eh, era inutile diffondere dati relativi a questo caso eh, fino al momento in cui non fosse stato in pericolo la sicurezza nazionale. Eh, una reazione che è molto simile eh, a quella del, del Ministero della Difesa anche americano. In effetti è vero, eh, esattamente così. Eh, ci sono elementi eh, di comportamento tra i due ministeri molto, eh, molto, molto vicini. Poi vorrei aggiungere qualcosa per quanto riguarda i militari. Effettivamente, dice il professor Chimento, euh, il y dei punti euh, di de rassemblanza molto forti entre i comportamenti dei due ministeri. Nella mia esperienza investigativa più volte ho avuto modo di confrontare i pareri che mi venivano dati da, anche da alti ufficiali dell'aeronautica nostra che mi, mi davano pareri di assoluta non identificabilità quando vi è, veniva interpellato il Ministero della Difesa diceva che sostanzialmente eh, cioè, dava delle spiegazioni che, che, convenzionali En fait, le professeur Cumiento dit que euh, très souvent, à propos des, des rapports qu'il a eus avec les, les militaires, donc les occasions de le rencontrer, euh, dans son expérience d'enquête, euh, très souvent il s'est confronté euh, à, à des avis de la part de hauts officiers aussi, euh, des avis qui parlaient de la non identifiabilité de ces objets lors, lors que, alors que le, le ministère de la défense parlait euh, et donnait plutôt des réponses plutôt conventionnelles. E questo più strano era l'episodio. E c'è per ça che l'episodio è stato d'autant plus étrange. Nous pouvons maintenant donc passer au second cas. Possiamo passare adesso al secondo caso, professor Curiel. Ecco, io ho scelto eh, il caso di Luigi Rappuzzi del 14 agosto 1947. Allora. Il, il professor Chiumiento ha scelto il caso di M. Rapuzzi nel caso del 14 agosto 1947. Ecco, in, io ho avuto modo di indagare su questo uh, episodio attraverso il figlio del protagonista, Paolo, perché nel momento in cui ho voluto fare l'indagine, che non era mai stata fatta, Luigi era da tempo deceduto. Eh, le professeur Cumiento dit que l'enquête sur ce cas a été menée par le biais du fils euh, du témoin, du, de la personne qui a eu le contact direct, euh, c'est-à-dire Paolo, Paolo Rapuzzi, euh, car en fait Luigi euh, était décédé depuis quelque temps. Exactement, eh, c'est stato molto importante parce que nessun ufologue aveva euh, avuto modo di d'approfondir cet épisode. Et. ed è importantissimo perché basti pensare alla data del 14 agosto ed è conosciuto perché 14 agosto 1947 è, è un episodio storico che ha fatto il giro del mondo e il professor Cumiento veut souligner che euh, il s'agit d'un cas tout à fait particulier parce personne parmi les ufologues n'avait approfondire auparavant uh, ce cas e car en fait le cas du 14 août 1947 c'est un cas tout à fait exceptionnel très important. Et Luigi Rapuzzi, sempre in sintesi, ebbe modo di vedere due strani individui simili per statura a dei ragazzi e ebbe modo anche di vedere uno strano oggetto come conficcato in una grossa fenditura della roccia. Luigi, euh, Luigi Rapuzzi dit le professeur Cuminto euh, a eu l'occasion euh, le 14 août 1947 de rencontrer des étranges individus euh, dont la taille ressemblait à celle de deux garçons et euh, aussi il a eu l'occasion aussi de voir un objet euh, qui en fait se trouvait dans une fente dans la roche dans, dans les rochers Ob et, non possiamo nei dettagli però il lettore potrà Conoscere anche l'aspetto stranissimo di questi due esseri. On ne entrare, pas rentrer, bien sûr, a questa occasione, nei dettagli, ma i lettori auront l'occasione di voir tutto il dettaglio di questa étrange rencontre. E quello che può dar da pensare, veramente da pensare, sul, eh, è ovvio che il testimone sia attendibile, perché evidentemente se io lo porto all'attenzione vuol dire che è veramente attendibile. Bien sûr, il professor Quiminto euh, souligne il fatto che il témoin è fiabile. Il signor Luigi, ad un certo punto, fu colpito da una specie di raggio. Euh, Luigi fu frappato da una specie di rayo. Che lo fece cadere a terra. Che lui fece Ecco, e uno dei due esseri raccolse la piccozza. La piccozza è un attrezzo d'alpinista. En fait, la, la suite à la chute, il euh, pioletto le piolet euh, de monsieur Rapuzzi tomba par terre. E questo attrezzo gli era sfuggito di mano cadendo. E en fait, bien sûr, lui avait échappé, euh, lui avait échappé des mains. Ecco, in sintesi, il signor Luigi non riuscì più a ritrovare questo oggetto. E non lo ritrovò più. Soltanto nel 1950 S'est si décidé de raconter la histoire à deux personnes de sa fiducia. Et seulement en 1950, donc trois ans après le 14 août 1947, Luigi Rapuzzi décida donc de raconter son histoire à deux personnes qu'il connaissait très bien. Et ensuite, il s'intéressait aux possibles formes de vie extraterrestre. Et ensuite, il développa donc l'intérêt pour les phénomènes ovnis. Et avec un pseudonyme, Dioannis, Ha scritto diversi romanzi di fantascienza. E avec le pseudonyme di Ioannis, il ha scritto diversi romanzi di science fiction. Ecco, io, euh, ecco, quindi questo è un caso veramente molto importante dal punto di vista storico degli incontri ravvicinati del terzo tipo. E c'est per questo che il considéré ce cas come un dei casi storici molto importanti Potrei, Potrebbe essere successo come incontro ravvicinato del terzo tipo, ancora prima di quelli che, poi si, che si verificarono negli Stati Uniti d'America. E il, il se peut que ce cas soit précédent à ceux qui se sont vérifiés aux États-Unis. È molto probabile. Très il, il caso successivo è il caso di, del signor Cappellato Enrico. Le cas suivant, celui du euh, du monsieur Cappellato Enrico. Autunno 1976. On est à l'automne de 1976. Il signor Cappellato era ex maresciallo dell'aeronautica. Il était ex maréchal de l'aviation. Au temps du del, del, del fait... era sergente addetto alle telecomunicazioni. Il était à l'époque sergent euh, qui s'occupait des télécommunications. Nel momento dell'episodio era con la sua auto e a bordo c'era la moglie. À l'époque euh, du fait, donc euh, lors de l'automne 1976, il se trouvait dans la voiture, dans sa voiture avec sa femme. Ebbe modo di vedere all'imbrunire al di là di, la, di una strada, in mezzo a un campo, a circa 15 metri dal suolo, uno stranissimo velivolo. Il était le moment du coucher du soleil e il a eu le, donc l'occasion de voir euh, au bon milieu d'Anchamp, euh, a 15 metres de hauteur du Soleil un objet. Ecco, io vorrei proprio precisare anche che, eh, siccome era l'imbrunire, era una strada. Plutôt fréquentée, d'autres si autos derrière la sua. Il s'agissait d'une route assez fréquentée. Il, le moment, euh, le professeur Cumiento le souligne, était le moment du coucher du soleil. Et donc d'autres voitures s'arrêtèrent derrière celle euh, de Enrico Capellato. Però, scese solo lui. Mais seulement Enrico Capellato descendit de sa voiture. Et s'y A, que, a, uno, a questo stranissimo oggetto. Cet objet très Aveva delle specie di oblò. Il y avait des sortes de, 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 sorte de hublots. Attraverso uno di questi vide degli esseri. Et à un de ces hublots il vit en fait ces êtres. E io dico soltanto, particolari in modo sintetico. Successivamente ha avuto modo di vedere anche due aerei militari, due F104. Ensuite, il a eu l'occasion aussi d'avoir des de voir des avions euh, et notamment un F2F104. Presumibilmente decollati dall'aeroporto di Istrana che è decoller Istrana euh, che euh, de de essendo in volo e furono indirizzati verso eh, questo oggetto volante non identificato. Qui dunque, lo, lors de leur mission, furent déroutés eh, vers le lieu eh, où se vérifia donc ce cas. Ma i due aerei non riuscirono assolutamente a intercettare l'ovni. Ma questi due avion militaires non pas a intercettare euh, l'ovni. Per la velocità... Presa da questo oggetto volante non identificato. Il n'arrivait l'intercepter à cause de sa vitesse. Poi il, il signor Cappellato, che a quel tempo era sergente, ebbe modo di telefonare a una base militare. Cappellato, che era sergente all'epoca e aveva l'idea di telefonare a eu, euh, una base militare. E al telefono gli fu detto di non rivelare assolutamente nulla di quanto aveva osservato. E al telefono lui di non rivelare i dettagli, rien, par rapport a ceca. Perché ricordo ai radioascoltatori che oltre allo stranissimo ovni aveva osservato anche degli strani esseri a bordo. Et car en fait euh, le professeur Cumento veut le souligner, euh, au delà de l'ovni il avait aussi observé des étranges êtres. È molto interessante questo caso perché il signor Cappellato, ad esempio, disse che c'era nella zona una silenziosità totale. La chose euh, très importante que Monsieur Cappellato, Enrico Capellato, observa lors de cette, cette rencontre, euh, c'est que euh, dans, le, dans, le, dans le comme une zone auto, da una o campana, isolata dal resto del mondo. Il y avait un silence très bizarre, un silence total, comme une, une sorte de cloche euh, qui entourait en fait tout le lieu de la rencontre. E questa è una caratteristica abbastanza comune in casi che non si riesce assolutamente ad identificare. E c'è questa, questa dernière, una caratteristica assez comune in casi che non si riesce a identificare. N'y a-t-il pas eu aussi delle auto che si sono garate derrière lui e che sono partite juste alla fine del fenomeno? Ci sono delle macchine che si erano fermate, fermate. dietro di lui e che poi sono partite in seguito. Sì, ma non siamo mai riusciti a venire in contatto con gli occupanti di queste vetture e questo conferma, ove ce ne fosse bisogno, la paura, il timore di esporsi al ridicolo. Ci sono molti, molte testimonianze che rimangono nascoste. Et effectivement, on dit le posteur Cumento, il y avait des voitures, comme il avait dit tout à l'heure, derrière celle de euh, Monsieur Capellato. Euh, cela dit, on n'est jamais arrivé à contacter les gens qui occupaient ces voitures, chose qui montre en fait la peur, la peur du ridicule qui frappe beaucoup de gens qui assistent à ce genre de phénomène. Vorrei anche dire que la moglie, rimasta a bordo dell'auto, rimase littéralement terrorizzata al punto di chiudersi dentro. Et le professeur Cumiento souligne le fait que la femme de M. Capellato resta, fut très apeurée, elle était vraiment effrayée. Et, et, Au point de et plus vouloir le laisser rentrer dans la voiture. Elle avait fermé la voiture. Oui, tout, tout à et fait. Marito dove, il marito dove per aprire. Et il dut insister pour se faire ouvrir la voiture. Juste une question par rapport à ce témoignage il a vu dans ce, cet objet deux êtres. Il les ha observé, ha di lui l'impressione lui-même d'être observé? Eh, professor Chiumento, Enrico Cappellato ha avuto l'opportunità di osservare questi due strani esseri. Eh, ha avuto l'impressione anche lui di essere osservato a sua volta. Ma eh, c'erano alcuni metri di distanza, però l'impressione è che loro non badassero neanche quello che succedeva all'esterno. Euh, le professeur Cumiento dit qu'il y avait euh, une certaine distance entre euh, Enrico Capellato et l'ovni et donc les êtres. Euh, cela dit, euh, M. Capellato avait l'impression qu'il qu ne s'apercevait pas en fait de ce qui se passait autour. d'eux. Ecco, in questo momento non se erano due o tre che vide. Euh, À présent, il ne se rappelle pas s'il s'agissait de deux ou trois êtres. Ha tido dei de problemi par rapporto a sua gerarchia, a suo lavoro suite a questo uh, incontro? Ci sono stati dei problemi per Enrico Cappellato sul luogo di lavoro rispetto ai suoi diretti responsabili, alla sua gerarchia? No, perché non appena è andato in pensione, lasciata l'aeronautica, si è messo in contatto con me. Però ha atteso di essere intenzione per poter finalmente dire quello che gli era successo. Non, il n'y a pas eu de, de problèmes sur le lieu de travail par rapport à sa hiérarchie. Par contre, euh, Monsieur Capellato a attendu euh, la retraite pour entrer en contact avec le Professeur Cumiento. Ça, ça se vérifie dans d'autres témoignages du livre dont nous parlerons dans quelques instants. Mais il semblerait euh, qu'assez souvent, lors des rencontres, euh, les objets soient au niveau du sol pour faire tout autre chose et pas forcément pour rencontrer des humains. Et que si il y a rencontres visuelles, euh, entre autres, euh, ce n'est que par accident, il semblerait qu'ils aient des choses à faire avec peut-être euh, cet ovni ou avec euh, avec l'environnement. Allora, Alexandro dice che è una costante di alcuni dei casi che lei presenta nel libro, eh, ovvero sia quella che molto spesso eh, questi extraterrestri eh, si trovano eh, dunque prossimi, vicini alla Terra, eh, non per eh, dei contatti con gli umani, ma per occuparsi piuttosto di altro, per esatto esempio della, di, di, di cose relative eh, piuttosto alla navicella spaziale, per esempio esattamente e quello che si può dedurre sarebbe questo ma sono soltanto ipotesi ipotesi eh, però queste ipotesi non eliminano i resoconti testimoniali che attenderebbero una risposta e professor il professore Cumento dice che s'agit en fait d'hypothèse on sait pas exactement ce qu'il faisait euh, mais ça n'empêche ça non l'enlève rien alla valeur dei testimoniaggi anche la storia se mi è permesso, successiva quella di Giorgio Filipputti, avvalora eh, questo tipo di, di comportamento. Même l'histoire suivante, celle di Giorgio Filipputti, eh, conferma in en fait tutto ça. Questo caso è successo il 18 settembre 1978, il giorno in cui l'Italia, fra l'altro,. un de Alors la date est emblématique, il s'agit du 18 septembre 1978, une date importante euh, car euh, euh, au même moment, euh, en Italie se sont vérifiés différents cas de, de vision euh, d'objets OVNI. Il signor Filipputti era una persona perché purtroppo è deceduto era, era una persona molto semplice, un ferroviere. Monsieur Filipputti, Giorgio Filipputti était une personne très simple, il était il, il, il Ha A avuto modo di vedere in pieno giorno un insolito oggetto discoidale posato a terra e, e stava in quel momento. Et, et, et sempre in maniera molto sintetica et stava pescando. Il était en train de, de pêcher ce jour-là, euh, monsieur Filipputi, et il, vu, il, a, il a eu donc l'occasion à ce moment-là de voir en plein jour posé sur le sol euh, un objet en forme de disque. Da, da dietro la cupola, parce que cet objet était fourni d'une cupola, vide à un certain point, à pochi mètres de di distance, lui si trovava, Un essere eh, che eh, camminava piuttosto velocemente, eh, però non a terra, ma diciamo sull'ala del disco. Uh, a un momento, il, uh, il, il vit derrière la coupole, car ce, cet ovni était doué d'une coupole, il vit donc un essere che se déplaçait non eh, sul sol, ma sull'aile. Ecco, ad un certo punto, questo essere eh, si mise a. Come dire, si mise a toccare un, un qualcosa eh, che sporgeva dal, da un punto del disco volante. E a un certo momento, uh, cet'ètre si è messo a toucher una parte uh, del uh, vaisso. Ecco, eh, in quel momento il ferroviere era preso veramente dalla paura, dal terrore e in un certo punto eh, l'essere eh, si accorse della presenza di Filippotti, del signor Filippotti. M. Filippotti, quindi, è diventato a questa visione e è a questo momento che l'essere si è della presenza di Giorgio Filippotti. Una cosa molto insolita è che il signor Filippotti vide nell'espressione dell'essere un, un, diciamo, come lui avesse paura, eh, come fosse sorpreso, avesse un po' di timore, se non vogliamo dire paura, nel vedere il signor Filipputi. E questo gli fece coraggio perché voleva fuggire. Et le, le professeur Cummins te dit que cette vision insolite euh, produit, selon Giorgio Filipputti euh, une, une, une réaction de peur, et de surprise euh, sur l'être. Donc l'être était effrayé aussi à son tour, avait peur. Chose qui donna du courage au cheminot. Ecco, ecco, su questo caso che que, come dico sempre è parce sintetico perché sono pagine di rapporto di Quelque qui est intéressant est que le signor Filipputti n'a jamais parlé d'avoir vu un extraterrestre. Alors, bien sûr, le professeur Quiminto euh, vous souligner le fait qu'il s'agit ici d'une version abrégée. Euh, il, y a, il y a effectivement beaucoup plus de détails dans le rapport dont il est en possession. Mais la chose importante à dire est que Giorgio Filipputti n'a jamais parlé d'avoir vu un extraterrestre. Mais un oriental. Un orientale, fra virgolette, perché era basso di statura, aveva gli occhi orientaleggianti e lui pensava che quell'oggetto eh, appartenesse a una qualche potenza straniera eh, asiatica. E la, la teoria, l'interpretazione che Philipp, Giorgio Filipputi fita di questo evento è quella d'avoir visto euh, un orientale. Euh, car il, en fait, il était petit il, et il avait les yeux bridés, typique. Et donc, il avait, il avait cru voir quelqu'un, euh, quelqu'un qui venait d'une puissance étrangère. Infatti la sua grandissima paura, il suo terrore, era quello di essere eliminato. In quanto testimone di qualcosa di segreto. E Giorgio Filippucci aveva peur, giustamente, dopo questa rencontre, euh, d'être eliminato, car il avait témoin euh, di un evento segreto. Comunque, l'episodio si conclude molto rapidamente, dicendola molto rapidamente, perché ad un certo punto l'essere terminò il suo lavoro, ritornò euh, dietro la cupola. E così il signor eh, Filipputi poté assistere al, alla partenza di questo strano velivolo che ad un certo punto assunse una tale velocità che scomparì nel cielo come una palla di luce luminosa. Et ensuite, après, après tout ça, le Professeur Cumento dit euh, comment l'épisode se conclut. Euh, derrière alors, à un certain moment, euh, Giorgio Filipputi voit cet être terminer son travail, disparaître derrière la coupole, le vaisseau va partir rapidement, à une vitesse telle que le vaisseau, dit euh, Monsieur Cumiento euh, le vaisseau devient une espèce de boule de lumière. Va sottolineato anche che questo caso sarebbe rimasto completamente nascosto se non fosse stato il suo fratello che dopo alcuni mesi riuscì a convincerlo, vedendo il suo strano comportamento, a parlare e a mettersi in contatto diciamo, con i mezzi di informazione. Et ce n'est pas Giorgio Filipputi directement qui a eu l'idée de parler de, cette, de cet événement, de cette rencontre. Euh, ce fut donc son frère qui le persuada euh, quelques mois euh, après, euh, en le voyant un peu étrange. Euh, le persuada donc à parler, à contacter les médias pour parler de ce cas. Un autre cas. On, on va, si, on va faire euh, euh, une petite temps. respiration musicale dans, dans quelques secondes, mais euh, ce qu'on peut dire pour l'instant euh, sur les quelques cas que vous avez abordés. Facons tra peu une petite pause, sì. mais une chose que nous pouvons dire sur ces cas di cui ha parlato. È a parlé, c'est qu'on uh, a l'impression uh, d'un enfant qui uh, ouvre une porte qu'il n'aurait pas dû ouvrir parce qu'il y avait du bruit à l'intérieur. On a l'impression d'un. Toujours de, de ce même enfant euh, qui regarde par le trou d'une serrure parce qu'il a entendu du bruit. Bref, euh, d'un côté très naïf face à des adultes qui réalisent euh, des choses. Voilà l'impression qu'on a dans tous ces témoignages. Allora l'impressione dopo queste testimonianze di cui ha parlato eh, è quella di vedere, di assistere all'azione di un bambino che apre una porta che non avrebbe dovuto aprire, eh, che guarda attraverso il buco di una serratura attraverso la quale non avrebbe dovuto guardare e che scopre gli adulti eh, che, fanno, che, che operano e che fanno delle attività. Senza ombra di dubbio, questa è una buona analogia. Una buona analogia sono comunque racconti ai confini della realtà, raccontati da persone attendibili. E il dice, il dit, le monsieur Cumento, che il s'agit in effetti di una buona analogia e euh, che il s'agit di casi alla limite della realtà. Alla la limite della realtà, come beaucoup casi di Tell'un simple qu'il peuvent paraître ridicolo ciò che explique il silenzio di certi testimoni. Dei casi ai limiti della realtà che possono sembrare eh, ridicoli a tal punto che eh, tutto questo eh, ovviamente porta molte persone a non parlare. Esattamente, perché più strano è l'episodio e in base alla mia esperienza investigativa, più il testimone e la persona coinvolta è rinitente a comunicare la sua esperienza. Effectivement, dit M. Cumiento, euh, l'étrangeté c'est un, une caractéristique importante de ce phénomène et de, des réactions surtout des personnes. Et plus l'épisode est étrange, plus les personnes ont du mal ensuite à, à parler de l'événement. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95 de l'émission La Vague d'OVNI, le mardi à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Notre invité est aujourd'hui le professeur Antonio Tiumento qui nous présente son livre 54 témoignages extraterrestres paru aux éditions du Dauphin le professeur Tiumento est traduit par Dominique Biscardi. Vous écoutez Radio ici et maintenant 95.2 l'émission La vague de Venise. notre invité est aujourd'hui le professeur Antonio Tiumento qui nous présente son livre Extraterrestre, 54 témoignages euh, recueillis par le professeur Tiumento. Ce livre est paru aux éditions euh, du euh, Dauphin et euh, le professeur Tiumento est traduit par Domenico Biscardi qui est avec nous aujourd'hui. Quel est le, le prochain cas que vous souhaitez euh, mettre en avant, euh, professeur Tiumento, en sachant Che noi ne trattare maintenant che, on va dire, 5, d'ici alla fine di questa emissione. Professor Chiumiento, di, di qui alla fine della, della trasmissione potremmo trattare ancora 5 casi, qual è il prossimo che ha scelto? Io ho scelto il caso di Claudio Mucignat. Claudio Mucignat, maggio 1994, in quel momento era istruttore carrista caporale. Alors, le prochain cas que le professeur Cumento a choisi euh, est celui de Claudio Mucignat en cas qui remonte au mois de mai 1994. Il était alors instructeur dans l'armée. Il était 19h30 du 18 l'appunto 1994. Il était 19h30 pour la précision du 18 mai 1994. Lui et deux sous Si trovavano de... in una torretta di controllo dei parcheggi carri armati e piste elicotteri. A questo momento, il si trovavano de con dei coéquipieri in una torre di controllo e du parking dei elicotteri e dei euh, carri armati, dei véhicules, véhicules militari. Osservando il cielo, videro tutti e tre cadere una palla una palla luminosa e i guardè un certo momento e il vir tombe euh, euh, una euh, bula luminosa dopo aver questa cosa meglio dopo aver forse toccato il suolo forse ha come rimbalzato verso il cielo ecco cosa veramente strana molto strana perché fra l'altro non riuscendo a capire se l'oggetto aveva toccato il suolo all'interno dell'installazione militare, fu, scattò una ricognizione eh, di vari mezzi militari, eh, ma non fu trovato nulla di anomalo. Eh, une, une, un evento molto étrange che déclencherà tutto de suite una missione euh, di riconoscenza che n'amena rien. Ma la stranezza va in aumento. Perché il giorno successivo lui, Claudio Mucignat, era comandante di una pattuglia. il, 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 il una pattuglia? Circa 15 minuti dopo la mezzanotte, in sintesi sempre, l'intera pattuglia ebbe modo di osservare sopra... Un, la torre, sopra un carro armato, praticamente. E 15 minuti dopo minuit, tutta la patrouille ha avuto l'occasione d'observer: euh, di osservare in un primo tempo. comme une petite fonte lumineuse qui pouvait faire penser à quelqu'un qui était addirittura cigarette. Il s'agissait, selon le témoignage, d'une petite source lumineuse, la chose étrange que les, les, les hommes de la patrouille et euh, bien sûr le protagoniste Claudio Mouchignat virent euh, lors de leur mission, et une petite source lumineuse qui ressemblait en fait un, à, à une cigarette. Però ad un certo punto, questa, questa, diciamo, questa luce ha preso una, questa sorta di fiamma, fra virgolette, ha preso addirittura una forma vagamente umana, apparentemente composta da fiamme libere. Quindi immaginiamoci, lo ripeto, una forma vagamente umana composta da fiamme. E a questo momento, questa luce si trasforma in una sorta di fiamma, giusto euh, a rassemblerla in una silhouette umana. Ecco. Praticamente questa, questa forma vagamente umana rimaneva a sospesa a breve distanza dal carro armato. E Claudio Mucignat disse alla pattuglia queste parole, caricate, puntate, fuoco. La, la luce quindi resta sospesa sopra dei blandetti e Claudio Mucignat disse ai suoi uomini, agli uomini della sua pattuglia, caricate, puntate, fuoco. Ecco. Quando il, il caporale Mucignat disse queste parole, caricate, puntate fuoco, cosa veramente strana, è che tutti i soldati, in sostanza, rimasero bloccati, immobili. La cosa étrange, è che, lorsque Claudio Mucignat disse charger, viser, feu, la patrouille resta completamente immobile. Veramente siamo ai confini della realtà. On est vraiment au limite della realtà. Quando la sagoma si ridimensionò, tornò quella fonte luminosa iniziale e poi scomparve, i soldati furono in grado di muoversi. Seulement ensuite, la silhouette si rinforzò fino euh, a disperare e a questo momento euh, la patrulla fu in grado di poter muoversi. Ecco, mm, siccome dobbiamo andare, lo ripeto, sintetici, io eh, aggiungo soltanto che una parte dei soldati della pattuglia, per aver parlato, per aver riferito ciò che hanno visto, sono andati anche in un ospedale psichiatrico. E la cosa che M. Cumiento veut souligner, è che, en fait, euh, les soldati euh, che faisaient parte della patrouille, per il fatto di aver parlato, in questo caso, sono euh, été hospitalisés in un hôpital psichiatrico. Invece, Claudio Mucignat non disse nulla. Però una volta congedato dal, dal servizio militare non solo parlò con me, ma anche andò a parlare sui principali mezzi di informazione nazionali italiani. Au qui ont l'occasion de parler euh, de, 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 de cet événement. Claudio Mucignat garda le silence jusqu'à la fin de son service militaire et ensuite il s'adressa donc à M. Cuminto et aussi aux médias euh, nationaux italiens. Ci sono delle su caso? Sono, il y a des questions sur ce cas Oui, les médias italiens ont réagi de quelle manière Comment ont réagi les médias italiens Quando Claudio Mucignat ha rivelato questo episodio, questo stranissimo episodio, i giornali diedero notevole importanza. Ciò non di meno, il Ministero della Difesa non diede mai una smentita. Allora, quando Claudio Mucignat rivela l'episodio, i giornali, i media donnero molto di poids, di importanza a questo evento e euh, il Ministero della Difesa non donna mai un démenti. Ad esempio il fatto è successo nella regione Puglia, eh, che è nella parte meridionale del nostro paese. La, ad esempio la Gazzetta del Mezzogiorno mise l'episodio in prima pagina nazionale. Fa, ho fatto un esempio, ma non c'è stata mai una smentita, lo ripeto, da parte del Ministro della Difesa. Il s'agit en fait d'un événement qui se produit dans les Pouilles au sud, de l'Italie. Euh, donc le, un des, des médias les plus importants, la Gazzetta del Mezzogiorno, en parlait, et le mit dans la première page de son, de son édition. Et voilà pour montrer l'importance de l'événement pour les médias. Mais le ministère de la Défense n'a jamais menti, bien sûr. Que déduit le professeur Cumento euh, de l'impossibilité de réagir de ses militaires Che cosa conclude eh, il professor Chiumiento dopo l'inchiesta di questa impossibilità di reazione da parte dei militari? Quello che io posso dire è che se andiamo a leggere rapporti di indagine effettuati da miei colleghi molto seri e molto credibili all'estero, ci sono degli episodi analoghi che quando c'è stato il momento di far fuoco, di fare una reazione eh, offensiva nei confronti di presunti extraterrestri un qualcosa perché possiamo dire solo un qualcosa li ha bloccati di più non possiamo dire ma questo è un elemento che ricorre anche in casi eh, altri casi nel mondo Monsieur te dit qu'il y a euh, effectivement par rapport à ça des analogies avec épisodes, euh, des épisodes qui se sont vérifiés dans d'autres pays à l'étranger. Et si on regarde justement les rapports d'enquête de certains de ses collègues étrangers très sérieux, euh, on voit bien qu'à euh, chaque fois que les hommes essaient d'agresser euh, les extraterrestres, euh, il, il y a un phénomène de blocage. On est vraiment, le retourne à souligner, vraiment, aux confins de la réalité, pour ce qui concerne les connaissances. On est, Monsieur Cumiento, le souligne à nouveau aux limites de la réalité. Je vous laisse nous soumettre un autre cas. Effectivement, on est aux limites de la réalité, il n'y a pas de comment dire. Il n'y a jamais de reste de ces expériences, ou, ou presque jamais. Euh, donc on ne peut que euh, croire euh, sur parole les témoins, après avoir évidemment enquêté sur euh, la véracité, de leur dire en tout cas sur leur... Età personale o psicologico. Esattamente, allora la cosa eh, che resta da tutte queste testimonianze è che l'unica cosa che possiamo fare è prestare fede ovviamente alle, alle parole dei testimoni, purtroppo non esistono dei segni tangibili eh, del, di queste testimonianze. E Professor Chiumiento vuole parlare, vuole introdurre il nuovo caso. Um, sì, giustamente il, um, è stato detto, e io non faccio altro che risottolinearlo che questi fatti che via via espongo pongono forti punti interrogativi. Non abbiamo la dimostrazione tangibile dell'origine del fenomeno, però rimangono testimonianze attendibili. Ad esempio Claudio Mucignat, io questo, questo, questa persona ho avuto, la conosco, ho avuto occasione di conoscere, addirittura da quando era bambino. Quindi attendibilità elevatissima. Le point sur lequel euh, Monsieur Cumiento veut porter l'attention est qu'il s'agit bien sûr de d'événements qui, qui n'ont pas bien sûr des, euh, une vérification euh, directe, euh, selon celle de témoignages bien sûr, mais sont des témoignages qui posent quand même des questions, euh, mais qui sont tout à fait fiables, et concernant notamment le cas de Claudio Mucinat, euh, le professeur Cumiento dit qu'il connaît Claudio Mucinat depuis tout petit, et donc il peut bien sûr assurer La fiabilità di questi témoini. Dunque, il prossimo caso è un caso molto strano, ma molto, molto documentato. E il prossimo caso è un caso très étrange, ma molto, molto documentato. Coinvolge un semplice camionista, Giuseppe Isanelli. Il euh, protagonista di cet episodio, il s'agit euh, di un camionneur che euh, s'appelle Monsieur Isanelli. Il signore, ebbe, questo signore ovviamente, ebbe modo verso le 23.30 23, del 19 dicembre 1998 di osservare l'atterraggio di un oggetto volante molto strano. Il s'agissait du 19 décembre 1998 et M. Isanel a eu l'occasion d'observer à 23h30 l'atterrissage d'un objet très étrange. Il vit donc deux êtres étranges sortir euh, de l'engin et se comporter de façon très étrange. Prego eh, il radioascoltatore di fare molta attenzione ora perché durante il gesticolare di questi due esseri uno dei due lasciò cadere una strana polverina, polverina fra virgolette. Et M. Cuminto veut souligner ce moment, il invite donc le, les auditrices et les auditeurs à bien faire attention à ce moment-là, car lors de cette observation de la part de M. Isanelli, il, un des deux êtres, euh, lorsqu'il faisait des gestes, laissa, euh, laissa tomber une espèce de poudre, de, une poudre très bizarre. Oh, L'épisode, en synthèse, se si conclut de ce modo. Il signor Isanelli vide rientrare i due individui, i due insoliti individui, nel, nell'Ovni, che poi partì. E l'episodio si conclude brevemente, dice M. Cumento, euh, car euh, suite a questo geste, M. Isanelli euh, assista donc alla fine dell'attività di de questi due esseri che entrarono dans le vaisseau e partirono. Ecco, io non volevo, ecco, voglio dare un esempio. E, um, ai radioascoltatori di come certi episodi vengono alla luce, proprio parlando di questo. E Monsieur Cumento veuve faire voir, veut faire remarquer euh, aux auditrices e aux auditeurs come euh, certains éléments euh, emergono in casi come celui là. Allora una, una, una famiglia, una, una famiglia diciamo, eh, una persona meglio, aveva avuto modo di telefonare. A un giornale di Venezia, il Gazzettino, per dire alla redazione che in un campo c'era una strana impronta circolare. Eh, il è importante dire che una persona, a un certo momento, eh, appela euh, un quotidien italien de Venezia, de Venise, il Gazzettino, pour dire que dans un champ, un beau bon milieu d'un champ, il y avait une empreinte circulaire. Il destino a voluto che la giornalista inviata dal quotidiano andò a bussare proprio alla porta della casa del signor Isanelli che era la casa più vicina all'impronta. Alors, Le destin a voulu que la journaliste envoyée par le Gazzettino de Venise frappât à la porte, par hasard à la porte de M. Isanelli, euh, qui était donc le propriétaire de la maison la plus proche au lieu de cette empreinte circulaire. Il signor Isanelli per l'appunto mi disse que non se non fosse stata questa, questa, questa coincidenza, lui non avrebbe neanche mai parlato. Et M. Zanelli a dit ensuite à M. Cumento que euh, si ce n'était pas pour cette, euh, cette arrivée de la journaliste, euh, pour cette coïncidence, il n'aurait jamais parlé bien sûr de cet épisode. E quindi, io facendo il sopralluogo, ho potuto fare rilievi sull'impronta circolare. All'interno, questa impronta appariva bruciata. Alors, la, Lors de la vérification que M. Cumento a faite de ces témoignage, euh, donc il a pu étudier cette empreinte circulaire euh, en disant qu'il s'agissait euh, d'une empreinte brûlée et qu'il il avait donc vérifié la présence de, euh, de trois euh, trous euh, laissés probablement par, par l'engin. Al loro interno, cioè all'interno dei tre fori, c'erano degli strani frammenti vetrosi. Io ho mandato a analizzare questi strani frammenti vetrosi, ho mandato a analizzare campioni della polverina scura lasciata cadere, si dice, possiamo dire così, da quegli strani esseri. E ensuite, di avoir... avoir envoyé, euh, analyser, il a, il a fait analyser les fragments vitreux qu'il a trouvés dans ces trois trous euh, au milieu de, du champ. Il a fait donc analyser les fragments vitreux et des échantillons de la poudre que l'un des deux êtres avait laissé tomber. Or bene, l'impronta, euh, quella circolare, dall'analisi dei campioni, è risultata essere stata bruciata, fra virgolette, dalla frequenza di micro -ondes. Et selon les, les analyses, le résultat des analyses, euh, l'empreinte euh, semble être avoir été euh, laissée par euh, avoir été brûlée euh, par la fréquence des micro-ondes. Per quanto riguarda, ad esempio la polverina scura, i laboratori di analisi a cui mi sono affidato, hanno detto trattarsi di una cosa molto strana, qui potrebbe sembrare avere applicazioni aérospatiales. Alors selon euh, surtout les résultats euh, toujours les résultats dont M. Cumento parle, concernant la poudre sombre que l'un des deux êtres a laissé tomber, le laboratoire ont dit qu'il qu s'agit en fait d'une matière utilisée euh, dans l'industrie aérospatiale. Mais la stranezza potrebbe anche continuare dicendo que facendo dei prelievi di terreno. All'interno dell'impronta il terreno stesso appariva tutto, come dire, tutto pieno di quella stesso tipo di polverina, ma invece di essere di colore scuro era colore giallo-ambra. La, les résultats, le, la suite en fait de, des analyses a montré, et M. Cumento le dit, que aussi le terrain tout autour de cette empreinte circulaire euh, a montré qu'il y avait en tas de, tout un tas de cette poudre éparpillée sur le terrain, euh, mais qui était d'une du, euh, autre couleur, et il ne s'agissait plus d'une couleur sombre, mais c'était plutôt jaune, ou jaunâtre. Donc, comme on peut notare. Non c'è solo la testimonianza del signor Isanelli, ma ci sono anche elementi di laboratorio che ne sostengono la credibilità perché la stranezza è elevata. Donc, il y a... Pas que le témoignage euh, de M. Isanelli, il y a aussi bien sûr le résultat des analyses du laboratoire qui augmente bien sûr le degré de crédibilité de cet épisode. Une, une poudre utilisée euh, pour la, dans la technologie euh, spatiale, ça veut dire quoi Qu'est-ce que cosa vuol dire Une polvere utilisée dans la technologie aérospatiale. C'est un point interrogatif. Pensez que signor Isanelli. E alla Rai, eh, la televisione nazionale italiana, ha fatto vedere che, di, che tipo di reazione aveva questa polverina se uno la bruciava. Un solo pezzettino piccolissimo, ma veramente dimensioni millimetriche, se, tu lo, se veniva bruciata, pet, veniva bruciato meglio questo pezzettino, si sprigionava da un solo pezzettino una fiammata. Quindi questo l'ha fatto vedere a tutta l'Italia e quindi rimane un punto interrogativo e un'ipotesi applicazioni aerospaziali, ma non si è capito nemmeno nemmeno a che scopo, non so se mi sono spiegato, si rimane soltanto nel dire potrebbe essere un'applicazione aerospaziale, però rimane un enorme punto interrogativo, non è un oggetto alieno, però l'uso è quantomeno... Extrêmement strano, mystérieux. Alors, le monsieur Cumiento dit que concernant donc l'application aérospatiale, il s'agit toujours d'une question ouverte. Et que lorsque M. Isanelli est allé donc à la télévision nationale italienne, à la Rai, et a montré donc cette poudre et surtout la réaction sur cette poudre brûlée, et lorsqu'il a donc montré au public une petite quantité de cette poudre, cette poudre a déclenché une, une flamme importante, chose qui montre en fait la dangerosité aussi de ces éléments cette matière. Comment ça a Cronce in fiamma importante. Come, come si è sviluppata questa fiamma? Sì, dopo, che aveva, dopo che ha bruciato, bruciato con un fiammifero. Cioè si, me, si faceva prendere fuoco a queste. Bastava un pezzettino piccolo, uno, un unico pezzettino e si sprigionava e si sprigiona la fiamma. Io ne ho ancora di questa polverina, ovviamente, conservata. Lorsque euh, donc la, 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 la flamme s'est déclenchée, lorsqu'on a donné du feu, on a mis le feu à cette, à cette petite poudre. Donc la flamme a été importante. Et M. te dit qu'il garde toujours une petite quantité de cette poudre. Il y a juste une chose que je ne comprends pas. Si euh, le laboratoire d'analyse euh, a pu dire euh, avec certitude que c'était euh, une poudre utilisée dans la technologie aérospatiale, oui. c'est qu'il qu savait. Uh, que cette poudre, ce que je veux dire, était répertoriée euh, dans les euh, dans les éléments utilisés dans la technologie aérospatiale. Si elle est répertoriée, ça veut dire qu'on sait quelle est son utilisation. Alors la chose, uh, la qui semble, semble saine, c'est que si le laboratoire a dit avec certitude que si tratta d'une poudre, pourrait potrebbe être, pourrait être une potrebbe... application aérospatiale. Par on ne si sait pas comment ça pouvait être sur ce terrain, à ce moment. Alors la chose bizarre c'est que euh, alors, tout d'abord il pourrait euh, s'agir d'une poudre avec une application aérospatiale et surtout l'autre chose étrange est que euh, pourquoi euh, la, la, est la question relative au pourquoi se trouver dans ce champ à ce moment-là. Comment a fait le signor Risanelli à procurer ce type de polverina si fosse un mystificatore? Et comment a fait inserire questo stesso tipo de polverina, solo di colore giallo ambra tout à l'intérieur du terrain Alors, la question aussi, comment M. Isanelli euh, a pu rentrer en possession de cette poudre euh, et de l'enserrer, justement, de la, de la éparpiller sur le terrain, euh, cette poudre, et de la rendre, bien sûr, de couleur jaunâtre Est-ce qu'on sait quelle est euh, la réaction ou l'influence de cette poudre sur le sol sur donc euh, les végétaux est-ce qu'il modifie les végétaux est-ce que des expériences ont été faites dans ce sens-là uh, Professeur Cumento si conosce la reazione de la polvere a contatto con il suolo et a contatto anche con le piante con i vegetali Non, non ha fatto nulla non ha creato un disturbo la polverina non ha creato un disturbo sulla vegetazione sul tipo di vegetazione A proposito ricordo che 19 dicembre 98 eravamo in pieno inverno, il terreno era completamente ghiacciato. Comunque, questa è una precisazione che volevo fare, ma tra polverina e vegetazione non c'è stata come dire, una interazione, non c'è stato un danneggiamento della vegetazione. La vegetazione ha risentito solo la cottura a microonde. Alors, il s'agissait, souligne M. Cumint, du 19 décembre 1998. On était donc en plein hiver et le terrain était complètement glacé. Donc il n'y a pas eu apparemment d'interaction entre la poudre. Et, euh, et la nature, donc le végétal, les plantes. Mais euh, après, lui qui conserve euh, un petit peu de, de cette poudre, le professeur Cumento, a-t-il été tenté euh, de la placer euh, en, en relation avec, euh, je ne sais pas, un brin d'herbe ou une fleur pour voir quels seraient les effets chimiques sur, euh, sur justement ce, ce végétal E professor Chiumento, lei ha detto che possiede dunque sì. un campione di questa polvere. Eh, ha mai avuto la tentazione di verificare l'azione di questa polvere su, sui vegetali? Eh, lo farò, lo farò, eventualmente lo farò perché una, una diretta influenza, lo ripeto, non mi è dato di conoscere in base a quanto hanno fatto gli analisti. Però io personalmente posso anche fare una prova io. Euh, monsieur Cumiento dit que euh, c'est en fait dans ses projets futurs celui de euh, tester l'effet de cette poudre sur la végétation. Professeur Antonio Cumiento, arrêtons-nous maintenant au, au prochain cas. Professeur Cumiento, parliamo adesso del prossimo caso. Sì, si, volevo parlare per l'appunto di un caso che mi è molto caro, perché coinvolge una scuola, ed è il caso della professoressa Menegazzi del 1er 1978. Alors il s'agit d'un euh, cas qui lui tient à cœur, Monsieur Cumento veut le souligner, euh, car il s'agit d'un cas qui concerne une école et, et notamment euh, l'enseignante Adriana Menegazzi en cas du 1er décembre 1978. Ecco, vorrei sottolineare che ci troviamo vicini, eh, come località, alla base all'aeroporto meglio di Istrana. On se trouve donc il s'agit d'un cas qui s'est vérifié auprès de l'aéroport de Istrana. In breve, a mezzogiorno e 10, mezzogiorno e 15, l'intera classe della professoressa Menegazzi, ripeto un certo numero di allievi insieme alla professoressa, ha avuto modo di vedere attraverso le finestre Il s'agit donc euh, du 1er décembre 1978 aux alentours de midi 10 midi 15 euh, lorsque la classe euh, de euh, l'enseignante Adriana Meneg Menegazzi euh, avec ses élèves bien sûr euh, assiste à un, à un événement euh, très étrange en regardant par la fenêtre. A distanza difficile stimarla, ma Hanno visto un oggetto insolito, veramente insolito, fermo, immobile. Ils hanno visto, donc, euh, Madame Menegazzi e i suoi élèves a euh, una distanza très proche, un oggetto insolito. Poi questo velivolo ha iniziato a roteare su se stesso e, senza assolutamente rumore a, e con un'accelerazione progressiva, Est partito dirigendosi verso l'aéroport d'Istrana. Alors cet aéronef, à un certain moment, a commencé à euh, faire un mouvement circulaire sur soi-même pour ensuite euh, accélérer euh, brutalement et se diriger vers l'aéroport d'Istrana. Ecco, l'interessante et le motivo pour cui a, per l'appunto ho portato l'attenzione questo episodio est così numerose persone. che assistono all'osservazione di un oggetto che come i lettori del libro avranno modo di entrando nei dettagli di capire che non si riesce assolutamente a identificare. Però non è una sola persona, è un'intera classe. La, la cosa interessante, molto importante, euh, è che si tratta di un gruppo di persone che osservano al momento il mio fenomeno. E in pieno giorno. E in plein giorno, sûr. Ecco. Subito dopo sono arrivati tre aerei dall'aeroporto di Istrana, tre aerei militari, e hanno effettuato voli quasi ininterrotti per tutta l'ora di lezione successiva. Alors l'autre chose importante est que suite à, à cette observation, et, il y a eu trois avions militaires qui sont euh, arrivés euh, et qui ont pendant une heure euh, donc interrompus, euh, ils ont fait, ils ont effectué des vols euh, sur le site euh, de l'école. Et la professoressa successivement ebbe modo de parler con il commandant de la base di Strana. e il quale le riferì che effettivamente quegli aerei non erano assolutamente riusciti ad avvicinarsi all'OVNI. E ensuite Madame Menegazzi, l'insegnante dell'école, ebbe l'occasione di parlare con il comandante della base di de Istrana e il comandante gli disse che euh, gli aerei militari non avevano avuto l'occasione di s'approcciare all'OVNI. Allora io chiedo a quelli che stanno ascoltandomi, Non sarebbe sufficiente questo solo caso pour dire que le phénomène degli ovni est réel et attendrait une réponse Et une question que M. Cumiento pose donc aux auditrices et aux auditeurs est que peut-être ce cas serait-il déjà suffisant, il serait déjà suffisant euh, pour poser la question euh, de ce phénomène pour le rendre euh, crédible. Et Io ho avuto modo de fare l'indagine directement à scuola. Ho interrogato i vari allievi, ho interrogato la professoressa, persone molto attendibili e quindi questo episodio rimane assolutamente non identificabile. E gli aerei nostri, ovviamente i nostri aerei, che cosa hanno, in sé, cosa hanno tentato di intercettare? A chi apparteneva quello stranissimo velivolo? Monsieur Cuminto souligne le fait qu'il a mené directement l'enquête à l'école, auprès des élèves et auprès de l'enseignante, donc des témoignages très fiables. Et il se pose la question sur qu'est-ce que les avions ont intercepté. Il est intéressant de voir par rapport au début de cette émission où il y avait ce cas où l'armée disait officiellement par lettre au professeur qu'il n'y avait pas de danger, pas de problème de sécurité. Euh, alors que l'on voit dans différents cas, différents témoignages depuis tout à l'heure, que euh, l'armée et les militaires sont promptes à intervenir dès qu'il y a un objet volant identifié. Il y en a beaucoup. Allora, è interessante vedere la differenza con uh, il primo dei casi che abbiamo trattato questa mattina, cioè la, quello relativo anche alla risposta del Ministero della Difesa nella quale si diceva che non era stato riscontrato alcun pericolo per la popolazione, mentre abbiamo visto in altri casi, anche nell'ultimo, uh, come in realtà l'esercito è sempre pronto ad intervenire non appena c'è un avvistamento. Esattamente, esattamente. E in effetti è così. Non posso altro che confermare le considerazioni che sono state fatte. Eh, M. Cumento conferma, non può che que confermare queste considerazioni che qui viennent essere fatte. Un, Un ultimo caso, quello che preferite, être Professor Chiumento? Un ultimo caso, Professor Chiumento? L'ultimo caso? Sì. Allora, io direi nella scelta di tutti questi miei 54 episodi, ma io pensavo, sono imbarazzato nella scelta. Ciò non di meno, io cadrei sul caso eh, della signora Lucia Quitadamo, del 3 agosto 2001. Allora, euh, M. Euh, doit è obbligato a fare un choix entre i diversi casi, il dit d'avoir l'embarras du choix, e il a des, décidé donc di de parlare de, del caso di de Madame Quitadamo, che euh, qui remonte au 3 août 2001. Ecco, io euh, dico ai radioascoltatori, Pensate di essere d'estate seduti su una panchina alle ore 23 circa, quindi ripeto d'estate, quindi non d'inverno, d'estate, seduti su una panchina all'incirca alle 23, siete magari in compagnia di ovviamente di un'altra persona, ecco diciamo almeno un'altra persona, e state per assistere a qualcosa che vi sconvolgerà. Euh, il invite donc le, les auditeurs, les auditrices et les auditeurs, Monsieur Cuminto, à imaginer donc la scène. On est en été, euh, aux, aux environs de 23 heures. On est assis sur un banc, en compagnie d'une autre personne, et on est sur le point d'assister à quelque chose de tout à fait particulier. Ecco, ovviamente, va sottolineato meglio che siamo, come dire, al centro, quasi al centro, insomma, in una zona abitata. Siamo a Monselice, in provincia di Padova, non siamo in aperta campagna, ripeto, siamo su una, in un abitato di un, un centro eh, diciamo che non ha pochi abitanti. On est donc, euh, cosa importante à dire, M. Cumento lo souligne: on n'est pas euh, en, en pleine campagna, on est dans une, dans une petite ville, a Monselice, dans la province de Padoue. Ecco, la signora Lucia Quitadamo era seduta eh, assieme a una sua amica e quando hanno, in un primo momento hanno visto delle luci provenire da una certa direzione. Euh, madame Lucia Quitadamo, quindi, era euh, assise su un banco con ils, euh, ils un amico e hanno aperto a un certo momento delle lumiere. Hanno cominciato a pensare di cosa potesse trattarsi e questo. Colgo l'occasione per dire che è una costante pressoché di tutti gli episodi che ho indagato, cioè chiedersi che cos'è in un primo momento. Moltissimi casi eh, i testimoni non gridano all'OVNI ma pensano cosa possa essere dispiegabile. Alors la première chose est que Mme et M. Nami, essaye de comprendre tout d'abord la nature de, ces, de cette lumière. Et M. Kimiento euh, le, veut le remarquer, euh, il s'agit ici d'un élément constant dans des cas de, euh, de vision d'OVNI, quand en fait les témoins ne pensent pas tout de suite euh, qu'il s'agit d'un élément euh, de nature OVNI. Ma purtroppo est... Ma purtroppo, e devo usare questo avverbio: purtroppo, dopo pochissimo tempo, un oggetto enorme, un oggetto volante enorme, di forma pressoché quadrata, si trova, viene a trovarsi meglio, a pochissimi metri sulla loro verticale. E malgrosement... Monsieur Kimiendo souligne ce mot. Malheureusement, euh, tout, de suite, tout de suite après, un objet énorme vient se poser à la verticale. Un objet euh, énorme, carré, de forme carrée, vient se poser à la verticale de Madame Cuittadamo de tsunami. La signora Lucia fuggì, ma dove andò, cioè dove dove si riparò? Si andò andò ad abbracciare una, la vicina statua di una Madonna. che si trovava all'interno di un tempietto vicino alla panchina, ripeto, Lucia va come a rifugiarsi in un tempietto dedicato alla Madonna, dove c'è una piccola statua della Madonna, e va ad abbracciarla come per avere protezione da questa cosa che la sta terrorizzando. Et Madame Cutadam, première, sa première réaction est celle euh, de s'abriter euh, auprès d'une statue euh, de la Vierge. Euh, à côté d'elle, euh, une statue qui se trouve dans une petite niche, dans, 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 dans un petit temple dédié à la donna sembrava attratta dall'ovni. Infatti si è portata quasi al centro. E eh, diciamo, eh, si è portata sulla verticale del centro dell'Ovni e sotto l'Ovni, proprio a distanza molto ravvicinata. L'autre femme, al contrario, eh, sembrava attirata da questo oggetto e quindi si porta a questo momento-là veramente alla verticale, su eh, l'objet. Rimase ferma sotto questo oggetto immobile e, e, e cosa stranissima, si contorceva emetteva lamenti, gemiti. Uh, e si arretò al centro, alla verticale di questo oggetto, uh, e disse, Messie Cumento uh, prendete due posizioni tordue e uh, gemisse. Ecco, diciamo che io sto dando veramente la sintesi, ma da quell'oggetto, da quello stranissimo enorme oggetto volante, era uscito un qualcosa, un qualcosa che terminava come... Un imbuto uh, al contrario e che era diretto verso la testa della, della signora, dell'amica di Lucia. Allora, un elemento très important è che uh, de cet enorme oggetto carré è uscito qualcosa in forma d'entonnoir renversé, avec, uh, uh, dirigé verso la tête dell'amica, di de Madame ecco, Quintadau. Ecco, quello che io voglio sottolineare è che ci sono stati. Altri testimoni, altri testimoni, altre persone che si trovavano a distanza abbastanza ravvicinata, alcune decine di metri da quella zona. E c'è stata anche una signora che mentre stava dando eh, acqua alle sue piante aveva avuto modo di vedere anche questo comportamento dell'amica di Lucia. Ma, ma stranissima cosa, non riusciva a vedere niente, non riusciva a vedere l'oggetto. E questo è un enorme punto interrogativo. Ma vedeva solo l'amica di Lucia che si contorceva e ha pensato che fosse spaventata addirittura da qualche cane randagio. M. Cumiento vuol dire che euh, il lieu d'autres témoins di cet episodio, euh, Qui se trouvait à une distance assez proche, euh, à peu près une dizaine de mètres, euh, et notamment une dame qui, euh, lorsqu'elle elle, elle arrosait ses plantes, elle, elle assista donc à ce comportement bizarre de l'ami de Madame Quitadam euh, avec ce, 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 ce mouvement euh, et bizarre qu'elle faisait à la verticale, en étant dans la verticale de, du vaisseau. Et bien sûr, là, la question s'ouvre du pourquoi. Et, et, et surtout parce que la dame arrivait à voir les mouvements de la dame, mais pas l'objet. Et Donc la question s'ouvre ici, et la dame, notamment cette dame qui arrosait, euh, se posa la question s'il si ne s'agissait pas plutôt d'un chien euh, qui embêtait la dame, euh, la dame l'amie de madame quitadame C'est-à-dire qu'elle ne voyait que les mouvements, euh, les réactions, mais elle ne voyait pas l'objet. Ça veut dire que la signora voyait les réactions de l'amie de dell la dame Kuitadama, mais elle ne voyait pas l'objet. Quindi è una cosa veramente strana, veramente strana perché se dobbiamo per l'appunto valutare l'attendibilità di tutte queste persone, e guardate che veramente l'ho valutata, me ne assumo la responsabilità, questo fa pensare che addirittura il fenomeno sia in grado di isolare la, una certa zona anche in maniera ristretta alla visione degli altri. Alors, la chose importante, dit M. Cumiento, oui, effectivement, la, la, la dame en question qui arrosait ses plantes n'arrivait pas à voir l'objet, l'ovni, arrivait juste à voir les mouvements euh, bizarres de l'ami de Mme quitadame. Et, euh, et donc, il, il assume en même temps, M. Cumiento le souligne, toute la responsabilité de, cette, de ce témoignage qu'il dit être très fiable. Et euh, de tout ça, on peut en déduire que euh, ces phénomènes euh, peuvent, on le pouvoir, di poter isolare, di poter s'isolare e di isolare euh, la parte dove tutto si deruole del resto. La signora, la signora, l'amica della signora Lucia non ha mai voluto incontrare né me e nessun altro ufologo, però, però siccome il suo nome di battesimo è stato pubblicato dai giornali, è andata, eh, cioè è stata convocata dai carabinieri. Al comando dei carabinieri ha confermato... Tout ce que je vous Alors, une chose importante, dit M. Cuminto, est que, euh, donc, pour revenir juste un instant à la, la question précédente, euh, le pouvoir, ces phénomènes euh, sembleraient qu'ils aient le, le pouvoir d'isoler pratiquement tout le lieu euh, euh, du, ecco, de la vision de, encore... des, des autres personnes. Et une chose importante est que cette femme qui donc aurait assisté euh, à, à l'événement, la femme qui arrosait ses plantes, euh, n'a pas accepté de rencontrer M. Cuminto et les oph mais elle a été successivement son nom a été publié par les médias et donc elle a été convoquée par les carabiniers auprès desquels il a tout avoué. La io so que la signora in questione, quella che si contorceva, gesticolava in maniera molto strana Una poi ci sarebbe da dire tante altre cose, ma lascio ovviamente ai lettori eventualmente di entrare nei dettagli di come finisce l'episodio e così via, però la signora ehm, di cui stiamo parlando si, si è confidata con Lucia dicendole una, una frase simile, se tu avessi visto quello che ho avuto modo di vedere io, rimaresti veramente esterefatta. Et M. Cumiento dit que, euh, bien sûr, pour tout le détail, il laisse les lecteurs aller euh, à la rencontre de ce texte mmh. pour voir tous les éléments. Mais euh, en fait, il est important de dire qu'ensuite, euh, cette dame, donc la dame qui a rosé ses plantes et qui assistait à la scène, est ensuite allée parler avec Lucia, Quittadamo, donc la protagoniste de cet événement, euh, qui, l'une des protagonistes de cet événement, euh, en lui disant que. Euh, elle, elle, elle avait assisté et euh, elle probabilmente probablement restée abasourdie euh, face aux choses qu'elle avait vues et qu'elle avait racontées. Alors cette dame si euh, s'est retrouvée dans, dans quel état celle qui gesticulait euh, dans tous les sens. Eh, questa, la signora l'amica della signora Quitadamo che dunque si contorceva eh, sotto, sotto il, eh, il, il vascello spaziale eh, che, che reazione ha avuto successivamente? la, la signora in questione come torno a dire, non ha, non ha mai voluto incontrare nessun ufologo. Lo ripeto, mh, io il tipo di reazione lo so solo attraverso la signora Lucia, e, eh, che gli era... disse che era cambiata, era diventata di un, di un modo di comportarsi diverso e che le aveva fatto quella confidenza, ma non ha mai voluto essere, incontrare meglio nessun ufologo. a solo confermato ai carabinieri la sua expérience Donc la dame en question dit qu'elle il, il, n'avait il avait pas voulu avouer tout ça aux carabinier, mais qu'il avait euh, voulu donc, tout simplement rencontrer Lucia pour lui dire que tout ce qu'elle avait à dire c'était vraiment inavouable. Mais dans... donc elle ne veut pas parler de ce qu'elle a vécu euh, lorsqu'elle s'est fait... Euh... Non si è mai touché o appé per parce... Il presentatore vuole sapere dell'altra signora, la signora che invece si contorceva giustamente sotto il raggio, mm. eh, che quale reazione ha avuto in seguito all'episodio. No, ma questa, la reazione successiva... Ah, cioè come è finito? Sì, come, come la, 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 la signora che aveva questi movimenti... Sì, come di... ho capito, cioè... No, no, penso ora di aver inteso... In buona sostanza la signora Lucia, Lucia, che era abbracciata alla Madonnina, ha cominciato ad urlare, vieni, vieni, vieni! Cioè, la, 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 la chiamava, la chiamava a gran voce perché, eh, come dire, per svegliarla da quello stato in cui era. E solo dopo averla, eh, come dire, aver gridato più volte verso di lei, la, la, la signora è andata anch'essa a rifugiarsi se così possiamo dire, eh, in quel tempietto, in quel piccolo tempietto. Lucie a donc la, la, la réaction de la dame qui donc faisait ce mouvement bizarre euh, sous l'ovni. Euh, donc sa réaction fou était complètement de, elle était complètement perdue sous euh, ce euh, cet objet et Lucie a donc dame. L'autre protagoniste qui était auprès de la vierge euh, essaya de, 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 de l'appeler en lui l'appelant vers elle donc et pour la réveiller de son état et après donc la, 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 elle prit conscience la deuxième dame prit conscience elle, elle a là aussi si, réfugier pour ainsi dire dit auprès de la vierge avec euh, Et depuis, est-ce que euh, est-ce que lui est des des choses bizarres, des problèmes de santé, est-ce que ça vient a changé ou... Et questa questa testimone ha avuto in seguito dei problemi di salute dopo dopo la dopo la, Per quanto ne so io, non ha avuto problemi proprio di salute. Ha avuto dei cambiamenti di comportamento. Pas de problème de santé, mais de changements de comportement plutôt. Schizofrenia, Schizofrenia? No, 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 assolutamente no. Solo un modo di comportarsi, sempre in base a ciò che mi ha detto la signora Lucia. È diventata più chiusa. È... Un comportement mais ripeto sempre toujours sur la base de ce que m'a dit Lucia parce que ça aurait été mieux si ait parlé directement Monsieur dit n'avoir pas parlé directement avec cette deuxième dame euh, tout ce qu'il sait, il le sait par le biais de Lucia, Lucia Quitadama donc, et euh, le seul comportement, le seul changement de comportement est celle plutôt euh, au niveau de la, du comportement quotidien elle est devenue en quelque sorte plus fermée alors évidemment, plus de détails hein, dans le livre du professeur Antonio Cimento, extraterrestre, qui est paru aux éditions euh, du Dauphin. Euh, Jusqu'ici, euh, ce sont des témoignages de rencontres rapprochées, euh, pas d'abduction à proprement parler. Et là, pourtant, on s'en rapproche. Ça donne l'impression de, de se rapprocher d'une abduction, est-ce euh, relatif euh, à toute expérience du nord-est euh, de l'Italie Allora, l'insieme di questi casi eh, parlano appunto di questo incontro, ma che non è, non, non è, non, non è diretto, non c'è contatto. Eh, è questa una caratteristica eh, tipica dei fenomeni ovni eh, del nord-est dell'Italia? Sì, beh, in effetti eh, ci sono delle, dei casi veramente eh, stranissimi e, non, e torno a sottolinearlo veramente che attenderebbero una risposta convenzionale che non ce l'hanno ma io voglio cogliere l'occasione per dire eh, il, allora vediamo di essere estremamente sintetici io eh, allora se uno deve giudicare sulla base del comportamento dei presunti esseri alieni sul comportamento dei presunti alieni potremmo buttare tutto alle ortiche però Rimangono le testimonianze, perché il comportamento è strano, il modo di manifestarsi del comportamento di questi esseri è molto strano, va come dire, a contrastare la logica nostra, umana, però questo è sufficiente per non considerare gli episodi, per buttare tutte le testimonianze alle ortiche? Professore Chiumento. pose la question, il dit que peut-être l'effet en soi, c'est-à-dire l'étrangeté de ces faits, peut-être oublié. on peut le mettre de côté, on peut le jeter aux orties, comme il dit, mais est-ce qu'on pourrait pour autant survoler la force et des témoignages, la crédibilité des témoignages C'est un phénomène très complexe, et donc il est mieux posséder, selon moi, molti éléments pour essayer de le capir le plus possible. C'est un phénomène très complexe et euh, tout ce qui est souhaitable, c'est d'avoir le maximum de détails, d'éléments euh, pour pouvoir euh, le euh, comprendre. Un jour, peut-être, on pourrait avoir une solution de l'énigme, très importante pour l'homme. Je reviens sur euh, ma question, euh, professeur euh, Cumento, comme nous arrivons à la fin de, de cette émission. Euh, ce ne sont que des cas de rencontres rapprochées. Il n'y a pas de cas. D'abduzione. Non ci sono dunque dei, dei contatti diretti? Io D'abduzione. Non c'è d'enlèvement. Mi scusi, professor Chiumiento, no. Sì, riprendo. Ecco, ci, ci sono state delle, 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 delle sottrazioni di, eh, di, di persone, dei rapimenti da parte dunque, di questi extraterrestri o si, sta, si tratta solo di, eh, di, di avvistamenti? Dunque, nel mio primo libro alieni tra noi, tradotto in francese extraterrestre, ho unito questo tipo di casi utilizzando questo criterio dal 1947 al 2001. Però, però, come ho avuto modo di dire, ho indagato oltre mille episodi. Pertanto ho anche dei casi raccontati da persone attendibili che sarebbero Usiamo il conditionale doveroso, qui sarebbero stati rapiti. Donc, M. Cumiento euh, dit que euh, lors de son premier ouvrage Alien parmi nous, qui racontait des cas allant de 1947 à 2001, il parlait de ces épisodes, mais où il n'y avait eu qu'une vision de, de, du phénomène ovni. Euh, mais il y a d'autres cas dont il est venu, bien sûr, à connaissance, où il se parle, bien sûr, d'abduction. Ou avoir eu expérience investigative, pour l'appunto, sur personnes qui sont state, proprio, à contact, sarebbero state, à contact direct avec possibles extraterrestres. Il y a d'autres cas dans lesquels, en fait, il y a des témoignages qui parlent d'un contact direct euh, avec euh, les extraterrestres. La compilation de tous ces témoignages, professeur Cumento, euh, vont, vous, euh, vous amène à porter votre travail dans quelle direction maintenant che sintesi avevo fatto e in quale direzione allez-vous euh, portare vos recherches? Eh, professor Chiumiento, qual è la sintesi che fa di questa ricerca che ha condotto e eh, verso quale direzione la sua ricerca adesso eh, si porta? Dunque, io ritengo, non so, diciamo, il cioè, io mi sono sentito eh, proprio per, per una mia, probabilmente un, un, mio, un qualcosa che è dentro di me, di indagare il più approfonditamente possibile su determinati casi che non, non, sono, non è possibile dare una spiegazione. Ho cercato sempre di indagare, e lo, e lo farò sempre, nel modo più rigoroso possibile, perché è una metodologia di indagine che io ho affinato sempre di più. Quello che io desidero moltissimo, e che questi rapporti di indagine miei vengano studiati, analizzati il più possibile dalla comunità scientifica. La direzione in cui io mi voglio muovere è di cercare oggi, perché gli anni passano per tutti, di divulgare il più alto numero di casi che ho indagato. Perché noi abbiamo parlato di 50, sì di alcuni, di 54 testimonianze che sono tutte molto molto interessanti, ma ne ho molte un altre un altro un altro un altro altro. che tenderebbero di... Alors, la, la chose que M. Cumento veut souligner est que euh, le, le souci qu'il a est toujours celle de l'enquête approfondie avec beaucoup de, de rigueur. C'est une méthodologie à laquelle qu'il a, qu a donc forgé euh, le long de son travail. Euh, il souhaiterait donc que ces rapports d'enquête soient analysés, soient fouillés par les la communauté scientifique. Euh, et euh, aussi son souhait personnel, c'est que c'est celle de, de pouvoir vulgariser le plus haut numero di casi che la ho Sì, appunto stavo dicendo che il mio fine è la direzione che io voglio prendere e fino a quando ovviamente avrò vita cercherò di divulgare il più alto numero di casi da me indagati. Infatti ad esempio ora sto lavorando su ulteriori 60 casi che sono pressoché inediti e quindi in modo di dare alla comunità scientifica une vision plus ample possible du phénomène, chose so que je ne sais mes collègues effectivement Alors la chose, je le, je le répète, Monsieur Cumento le souligne bien, euh, son souhait est celui euh, de euh, pouvoir faire étudier ses rapports d'enquête par la communauté scientifique. Il est en train de travailler euh, en ce moment à la publication de 60 nouveaux cas inédits. Dunque che io, la direzione che io mi muovo è questa. Se un astronomo, se un fisico, se un astrofisico, eccetera, legge un mio libro, un mio rapporto d'indagine, sappia in ogni momento che ciò che, che, che legge, ciò che è il contenuto, corrisponde esattamente ai resoconti testimoniali registrati. chose importante, monsieur Cuminto le souligne à nouveau, euh, il dit que tout astronome, astrophysicien ou physicien qui puisse lire ces rapports d'enquête sache que le contenu euh, de ces enquêtes euh, sont, sont, sont fidèles en fait aux témoignages et aux comptes rendus qui ont été faits de ces, épi ces épisodes. Est-ce que les scientifiques en, en Italie sont, en tout cas pour la plus grande partie, sont ouverts d'esprit et est-ce qu'ils font preuve d'un scepticisme positif envers ce sujet? Euh, la la domande est professor professeur la communauté scientifique italienne di a démontré d'être ouverte et eh, e montre un scepticisme positif rispetto a à ces arguments? Mais je vois que dans les derniers temps, la communauté scientifique alla quale io eh, faccio parte, perché ricordo che sono docente di matematica applicata, vedo più aperta la problematica, più aperta, cioè più sensibile rispetto ad esempio a, a quando ho iniziato io circa 30 anni fa, sembra più sensibile e io voglio dare, lo ripeto, un forte contributo per la sensibilizzazione perché le indagini o vengono divulgate in maniera rigorosa e dettagliata, perché non devono essere assolutamente deformati i resocondi testimoniali, in modo che gli scienziati abbiano a disposizione elementi genuini e possano dire solo questo, Quel testimone, quell'autre test, quel testimone sont bugiardi. So, hanno avuto, però, devono, dovrebbero anche dimostrarlo. Mais non possono dire que les éléments décrits non sont correspondants aux testimoniances. Monsieur Cumiento dit que la communauté scientifique, dont lui-même fait partie, il, re, il rappelle donc qu'il est enseignant de mathématiques appliquées, euh, semble être plus ouverte à cette matière depuis quelques, depuis quelques temps. Et notamment, sûrement, il a, il a vérifié le changement depuis le début de. De ces enquêtes. Euh, et il veut souligner, donc il souligne comme les, les cas dont il s'occupe euh, sont donc fouillés et sont, et sont étudiés avec rigueur et avec beaucoup de détails. Et le souci est celui que la communauté scientifique puisse s'approcher à ces cas sans déformation. Professeur Cumento, quelle phrase de conclusion souhaitez-vous apporter à cette émission euh, Professeur Cumento, une phrase pour conclure cet intervention. La frase che io adotto per concludere il mio intervento è questa, il fenomeno degli oggetti volanti non identificati è reale, reale perché ci sono molte persone attendibili che attenderebbero anche una risposta a ciò che hanno osservato e non, vor non, vo non vorrebbero essere derisi. La phrase avec laquelle le professeur prof. Cumento clôt euh, son intervention est celle ci Le phénomène ovni est réel parce qu'il y a beaucoup de témoignages, de témoignages fiables qui attendent une réponse et qui ne veulent pas tomber dans le ridicule. Merci beaucoup, professeur Antonio Cumento. Je rappelle le titre de votre livre, Extraterrestre, 54 témoignages. Alors, entre autres, il a fallu les choisir, mais un autre livre est en préparation. Ce livre est paru aux éditions du Dauphin. Merci, professeur Cumento. Merci à vous. Merci à vous et merci beaucoup euh à Domenico Biscaldi qui a traduit cette émission en direct. C'est un très dur exercice. Merci, merci à vous. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La vague d'OVNI, le mardi à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Une émission proposée et dirigée par Didier Deplege, animée aujourd'hui par Alexandre.